nel buio è un romanzo sul trauma, il trauma dell'abbandono, il trauma della perdita, il trauma del tradimento, il trauma della morte, sia essa per cause naturali o sia essa per mano di un gruppo di terroristi. E dietro questi traumi, al di sotto di essi, una sorta di centro vuoto del romanzo, di motore assente, il crollo delle Torri Gemelle, gli attentati dell'11 settembre. Come in un altro romanzo sulle conseguenze di quell'attentato, abbiamo la percezione che al centro dell'America, come leggiamo nel romanzo di Delillo, ci sia un centro vuoto, un enorme vuoto, ground zero. L'evento traumatico non si dà mai direttamente nella memoria, è sempre aggirato. Il soggetto, piuttosto che affrontarlo, si dissocia. E l'uomo nel buio, che si chiama Augustus Braill, è un critico letterario in pensione e soffre di insonnia, l'uomo nel buio sembra dissociarsi. In questa notte che si dilata fino a sembrare infinita, esattamente come il tempo dell'avvenimento traumatico si dilata all'infinito e il soggetto non riesce a superarlo, allo stesso modo Augustus Braill inventa storie, dice, per non ricordare le cose che gli fanno male. La morte della moglie, l'abbandono della moglie, che Augustus Braill aveva compiuto anni prima a seguito di una liaison con un'altra donna, l'abbandono della figlia da parte del marito, a sua volta ripetendo l'errore del padre, e il dolore della nipote di Augustus Braill, il cui fidanzato è stato ucciso da dei terroristi in Iraq. Tutti questi ricordi dolorosi vengono filtrati in uno spazio virtuale, in una realtà alternativa inventata da Braill, dove non è mai accaduto nulla di tutto questo. La fuga dalla realtà, la fuga dal ricordo. E tuttavia, all'interno di questa storia, cominciamo a vedere che ci sono una serie di correspondance rispetto alla realtà in cui si muove Braill, alla sua storia. E quindi assistiamo a un primo passaggio verso la guarigione, verso il superamento del trauma. Superamento che passa successivamente attraverso il dialogo, il confronto. La nipote di Augustus lo raggiunge nella sua stanza e gli chiede di parlare in sua nonna, gli chiede di raccontare la loro storia d'amore, storia che Augustus stava scrivendo, ma ha dovuto lasciare interrotta proprio perché era troppo dolorosa. Adesso, di fronte all'ascolto empatico della nipote, di fronte alle domande, all'interesse di questa ragazza, Augustus trova la forza di riaffrontare quello che era successo. E così quel trauma comincia a essere superato. Non cancellato, non dimenticato, ma superato, inglobato in un racconto. E allo stesso modo affrontiamo l'altro trauma, la morte del fidanzato della nipote di Braill, Titus, per mano di terroristi nella guerra in Iraq. Ecco perché le Torri Gemelle sono il centro di del romanzo, sono la causa della guerra in Iraq. Affrontando di nuovo questo trauma, ripensandolo, riguardandolo con gli occhi della mente, Augustus riesce anche qui in parte a superarlo. Allora, Proust, con l'uomo nel buio, quello che ci vuole dire è che è solo attraverso il confronto, attraverso il dialogo, attraverso il racconto di quello che è successo, un racconto condiviso, un racconto fatto insieme, mettendo insieme più punti di vista, è possibile superare il trauma, è possibile far terminare questa notte apparentemente infinita.